Allora, io, io su Gosens ho sempre avuto tantissimi dubbi e a quanto pare ce l'ha anche l'Inter. No? Io lo criticai a gennaio quando fu preso perché lo definì utile come una forchetta nel brodo, anche perché sappiamo tutti che ci mancava un centrocampista, ci mancava un attaccante. L'Inter prese un giocatore inutile, fermo da sei mesi, proprio perché secondo me dall'amico Percassi fu regalato a Zhang. Eh, in maniera che il presidente dell'Inter speriamo ancora per molto poco ma penso proprio di sì avesse modo di buttare fumo negli occhi ai tifosi dell'Inter che invocavano tutti stavano invocando ad un acquisto perché a quella squadra indipendentemente da, dall'errore dell'allenatore allenato, dell mancava un giocatore quindi io eh, sono contento se Gosens viene venduto soprattutto a quella cifra perché vi ripeto Ve l'ho detto tantissime volte a me da Bergamo, dicono che mh, poi volevo passare anche un audio, però non me l'hanno fatto passare. Ma dicono che lui ormai fisicamente non ci sia più, non, sia, non ci sia più, non sia il Gosen di Bergamo, ha, ha dei problemi. Ma penso si veda anche in campo. No indipendentemente dal grado di forma che il giocatore ad oggi ha, quello. secondo me, bisognava guardare con attenzione, oltre il modo di correre. Soprattutto quando corre all'indietro, lo vedi anche da come muove il bacino, il discorso è che te lo hai preso otto mesi fa e ad oggi. Questo qua eh, questo ragazzo non riesce. Non riesce a fare un 90 minuti. Insomma, quindi, se dopo otto mesi, Gosens non riesce a fare 90 minuti. Eh, ci sarà un motivo. Eh, I tedeschi sono stupidi. No, si vede che lui stesso, non ha legato poi più di tanto con un allenatore, e vi ripeto. E meno male queste cose ci sono modo di eh, verificarle io ho sempre detto che tatticamente Gosens con il gioco di Inzaghi non c'entra nulla perché Inzaghi vuole esterni totalmente diversi da Gosenz e il fatto che comunque stia andando via ti sta a significare che questo non era nemmeno un giocatore che voleva Inzaghi molto semplice e lineare ora per quanto riguarda ora faremo un'altra trasmissione interessantissima che, che i ragazzi hanno trovato gli altri elementi che avvicina questa proprietà ai sauditi proprio perché hanno trovato dei collegamenti eh, molto, ma molto interessanti. Oltre il fatto del pegno, qualcuno non lo trova, noi ci stiamo divertendo, li stiamo facendo divertire, poi vedremo se c'è questo pegno oppure no. <ride> Sta diventando anche divertente. <ride> ehm, accantoniamo la nostra. Cioè, la nostra documentazione, la fonte, le fonti, accantoniamo tutto. La nostra versione, accantoniamola. No? Ora io chiedo a voi: chiedo a voi avete visto ieri sera Zaghi, no? Che quasi con. Eh, parte dal linguaggio del corpo, si vede che Zaghi è incazzatissimo. Io per scherzare, eh, ieri in live ho detto a quasi la faccia da dimissionario, ma aveva una bruttissima scena in conferenza stampa. Continua a invocare un difensore che comunque ha ragione, gli serve un difensore non acerbi, io spero, ma comunque serve almeno un quarto centrale, altrimenti lui sarà costretto a cambiare modulo. Però accantoniamo la nostra tesi. Ai detrattori che diano rimane Zang che raddoppia, ci devono spiegare come fa a rimanere Zang, dopo che è stato rivalutato il marchio, che voi sapete benissimo, quando un'azienda normale, un'azienda italiana, qualsiasi, fa la rivalutazione del marchio, Spesso e volentieri, dopo qualche mese o settimana, eh, ricevono sempre visite dalla, dalla finanza perché poi eh, vengono, diciamo, dichiarati dei parametri eh, che, così non dico a caso, ma vengono dichiarati dei parametri un po' gonfiati, diciamo. Eh. Parlo in generale delle aziende italiane. Non vuole vendere, sento dire, no, ma Zang non vuole vendere bene, non vuole vendere, quindi eh, non può mettere più soldi. C'è il diktat cinese? Ha finito le garanzie. Ha finito le garanzie, non si può garantire più nulla. Le banche non gli danno più soldi e la gente si scorda anche che con Octree non ha garantito lui perché lui non poteva più garantire nulla già da Octree, ha garantito l'inter. È l'Inter che ha garantito, non Zang. Zang non può più garantire nulla. Quindi, ai nostri detrattori, io giro la domanda e gli chiedo mi spiega, perché noi le spieghiamo le cose perché voi ve ne dovete uscire no rimane da doppia, triplica ci spiegate come fa a rimanere voi ci dovete spiegare come fa Zhang a rimanere all'Inter anche perché è dal 2019 che non investe più un euro sull'Inter lui dal 2019 ha smesso siamo fra un mese o due siamo a fine 2022 insomma nel calcio difficilmente ci può resistere se non investi per tre o quattro anni. No, poi c'è la favola dello stadio, sempre dei trattori. Mi spiegate voi come può sala un amministratore pubblico agli occhi di tutte le persone che comunque guardano quello che fa un amministratore pubblico dare una concessione ad uno che non ti può garantire nemmeno una bicicletta o che non può smuovere nemmeno un euro soldi che ha in Cina. Mi spiegate Sala che figura farebbe? Cioè, praticamente, secondo qualcuno, Sala, per far prendere a Zang 100, 150, 200 milioni in più da, da, da chi compra l'Inter, Sala dovrebbe dare il permesso di ostruire a Zang, poi Zhang scannerizza, va dal compratore che dice guarda, c'è il permesso che mi ha dato Sala, sono 200 milioni in più. Voi state vaneggiando, secondo me. Voi state delirando. Un amministratore pubblico come Sala farebbe non una figura barbina, di più concedere un permesso a un presidente non ti può più garantire nulla. Vi rendete conto di cosa dite? Quindi, nei commenti, per favore, scrivetemi come secondo voi Zang può andare avanti in questa situazione. Anche perché ti sta dicendo che non si può più permettere nemmeno l'ingaggio di, di Ascelbi. Quindi ormai siamo arrivati a fine battuta. Siccome ci sono ancora, soprattutto i nostri detrattori, quelli più, eh, diciamo, assillanti, spiegateci voi come fa a rimanere Zhang. Voi ragazzi nei commenti spiegatemi, secondo voi, come può fare a rimanere Zhang. Poi, tra l'altro, eh, è stato detto che Zhang ha una revoca per tenersi l'Inter in dal governo cinese. È stata detta una roba... Allucinante e vergognosa, non esiste nessuna revoca, altrimenti fatecela vedere perché dovrebbe essere ufficiale, no? Qualora esistesse una revoca, non esiste nessuna revoca e c'è un diktat cinese, c'è un diktat dalla Cina che entro dicembre 2022, lui se ne deve andare. Voi pensate sia aggirabile? Non è aggirabile. Per quello. Voglio sapere soprattutto dai nostri detrattori, parlandoci in mente senza do double sense eh, o senza frecciatine, come può questa proprietaria andare avanti, anche perché il prossimo anno ti arriveresti a riscriverti al campionato con circa 900 milioni di debiti in proiezione come perdita di 1 miliardo e 100 al 2023. Io vorrei vedere la fede del Calcio il prossimo anno, cosa ti direbbe? Quando te vai là ad iscriverti al campionato con 900 milioni di debiti, che i debiti ormai stanno sorpassando il valore della società. Quindi, ragazzi, voi scrivetemi nei commenti per favore. Interagiamo un po' con voi. Inter interagisco sempre, ma voglio interagire ancora di più su come, secondo voi, Zhang potrebbe rimanere all'Inter. Soprattutto, chiedete come Zhang può portare avanti una situazione del genere. Ciao, Inter, vi ricordo iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e poi faremo un altro video su sul derby che si avvicina, sulla Champions, su Lukaku, sulla partenza di Gosens e l'eventuale sostituto. Ciao ragazzi.